supera il turno di Coppa Italia e si conferma in testa alla classifica di Serie D, sia pure in compagnia della Cavese. È il momento della matricola palmese, il cui obiettivo rimane sempre comunque la salvezza, ma sognare a questo punto non costa nulla. La gara con il Marzana per i ragazzi di Salerno era considerata come la prova della maturità e piemontese e compagni il test lo hanno superato in maniera brillante. Terza affermazione di seguito è Marzana messa al tappeto che, per quello che ha fatto vedere a San Giorgio, merita di stare nei quartieri alti della classifica. Doppia festa per il bravo Foderaro, per lui una giornata da incorniciare, compleanno e rete davvero pesante, messa a segno nella parte centrale del primo tempo. Si inizia con il Marzana pericoloso su palle inattive, su sviluppi di calcio d'angolo, la compagine siciliana sfiora il gol di testa con Ricco Bono e poi con una conclusione da fuori area. La palmese reagisce con Foderaro che, servito stupendamente da piemontese, batte a botta sicura, ma un difensore ospite scivolata gli nega la rete. Sono queste le prove del gol che arriva sempre con Foderaro, grande partita la sua, che ancora una volta approfitta di un assist perfetto di piemontese, da solo ha messo KO l'intera difesa ospite e con un perfetto tiro va a gonfiare la rete marsalese. Non si perde l'animo la compagine di Percolizzi che con Enrico Bono prima e successivamente con Candia provano ad impensierire l'attento e ottimo portiere di casa. Non cambia il copione nella ripresa con la formazione ospite che tenta la carta gallon, ma con la palmese di oggi c'era davvero poco da fare. Cuore, grinta, carattere e determinazione sono questi requisiti che in questo momento stanno facendo volare e sognare la palmese. E poco importa se i lavori dell'Opresi sono ancora fermi per quello che riguarda questa squadra che gioca e diverte. E domenica il numeroso pubblico accorso a San Giorgio si è divertito davvero tanto.